Si inizia, signori, buon pomeriggio. Perdonatemi, ero un pochettino a fare robe. Dovevo fare robe, tra l'altro. Buon pomeriggio, Cesar, Italica, razza, minchia, come ti chiami? Ciao, Wiccirini, ciao, Mollica. Ciao, ciao, ciao. Come state? Rubando alla regola, va bene. Come state, signori? Aia. Io spero bene. Io oggi ho avuto una mattinata totalmente in giro, mi sono fatto la doccia adesso, già erano l'1:20, ho startato, quindi mi vedete totalmente rincoglionito. Parte poi, finita stare, devo fare un lavoro immediatamente al computer. Devo aggiornare i display degli autobus e devo creare la nuova linea urbana che dobbiamo fare per l'estate, quindi ho un po' di lavoro da fare. Potevo probabilmente saltare sta live, visto che comunque di giovedì c'è quasi mai nessuno, però almeno mi metteva a fare questi lavori. E invece no, invece vi faccio un'oretta di live su The Banding of Isaac e poi chiudiamo perché devo andare a fare questa cosa. Cioè, devo lavorare qui a computer. Io ho fatto esercizio e la doccia sto svanita. Io ho fatto esercizio e la doccia e stai svanita. Beh, ci sta, ci sta. Oggi fa caldo, ragazzi. Oggi fa caldo. Sei stanca, Molly? Dai, mai quanto manca per le ferie? Un paio di mesi? Ferie, ferie, ferie. Oggi sono stato al comune. Sono andato al comune per farmi la nuova tessera elettorale, in quanto quella che ho è già piena. Ho fatto 18 votazioni da quando ho 18 anni. Poi sono andato al comune, se la sono presa, dici torna domani, da domani in poi la puoi venire a ritare. Devo tornarci di nuovo, col cazzo domani. Non esco più almeno fino a lunedì di casa. E poi sono stato in ufficio, mi hanno detto queste cose. Mi sono preso i giorni che lavorerò un bel po'. Ho un po' di giorni di lavoro durante l'estate, non tantissimi, però si lavoricchia. E in più mi hanno detto: Fabio, c'è sta cosa da fare. Ti ho proposto, io facevo un volantino che non volevano farlo. Ne stampiamo una sessantina. Io devo fare quindi lo schema di tutte le fermate e tutti gli orari per ogni singola fermata. Ho un po' da fare. Spero di fare tutto entro oggi. E delle tabelle, ovviamente, da andare a mettere le fermate. Il riassunto della mattinata: 2 ore da galoppino per sentirmi dire basta che firmi qua. Addio. Bello, Cesar. Io voglio venire in strategia solo per vedere che lavoro fai, a parte di rubare le vecchie che attraversano la strada. Proprio voglio. Ho fatto gli auguri a Cesare che si è sposata direttamente il giorno del matrimonio, ovviamente, Mollica. Come anche lì ho saputo Elio che gli ha mandato un bouquet di laser che giravano. Dio che ci ha mandato la foto, è venuto molto molto bello. Sai, è bello che da dietro si vedono le ventole e fanno. Tra l'altro oggi ho dovuto accendere pure l'altro computer perché un software dei display ce l'ho di là e non software dei display ce l'ho di qua. È bello tutto questo. E allora, signori, mentre scrivo Cesar che ha riscattato i punti e poi andiamo a girare magari alla fine. E allora, tanto devo scrivere ancora questi giorni che devo lavorare sui calendari. Wiccirini? Wiccirini? Allora lo giriamo adesso, poi quando si riscatterà qualcuno. Assolutamente, Molly. Assolutamente. E ne spero più di uno, soprattutto. I punti sono serviti. Andiamo, andiamo. Facciamoci sta tassa. Siete in 2 di 3, però lo facciamo adesso, dai. C'è poca gente, se ci togliamo questa tassa. Allora, signori, questo giovedì caldo, molto caldo. Pensiamo al 19 maggio, già fa caldo, figuriamoci. Tanto è il primo giorno che sono a maniche corte, ormai in maniera definitiva, cioè anche in casa. Ciao Mr. Quest, bello Mr. Quest, come stai? Eh? Come la va? Come la va? Sei venuto a vedere un pirla che gira una ruota e The Banding of Isaac che non lo gioco da un bel po', tra l'altro. Sta caldo. Sono pure chiuso questo senso, mi apro. E allora, i punti sono serviti in questo giovedì, vediamo un pochettino. Siamo 2 di 3, quindi c'è ancora un altro posto per riscattare i punti. Sì, Sarinia. Minchia, sto premuto per sbaglio. Giriamo la ruota per Cesar Italica. E vediamo un pochettino. Al buon Cesar che oggi è stanco, poveretto, che ha fatto giù e su e giù, su e giù. Vediamo cosa gli arriva. Con la S di Sardegna. Qualche. Spero bene, mister questo. Cioè, nel senso. Spero non sia una visita. Cos'è? Poi.
Io sono un basso delle visite ormai. No, veramente ce l'ho. Ce l'ho la carta. La truffa si sa mille. Perché come è giusto che sia. Però niente di grave comunque, mi sta questo. Io tanto devo ancora andarmi. Devo tentare di prenotarmi la colonscopia. Cioè, l'allelo. Chissà quando cazzo si sa qua. In quale anni 3000 se ne parla. Witch Lindy, seconda e per ora ultima, perché poi fino a quando non ci sarà un terzo a riscattare non la giriamo. Witch, per te vediamo un pochettino la quota cosa ti regala. Con la S di strega, però buona. Lascio il pulsante e vediamo cosa c'è. Quasi jolly, ma è un primo, 5000. 5000. E l'altro? Quando l'altro riscatterà il prossimo prelo, il terzo e ultimo, vi gireremo la quota. Quindi la frizziamo la quota qui, per ora, con il primo. Non fa veramente caldo se non togli la maglia della salute. Ma non fa. Cioè, fa caldo perché la canottiera mi assorbe il sudore più che altro. Beh, fa bene, fa. Perché. Vabbè, a me non mi. Non. Come dire? Vabbè, lo sapete, no? Quando sono. Andiamo a giocare, andiamo. A giocare al biliardo fa Isaac. Non la cosa buona della visita è che l'ho prenotato oggi per domani. Che culo. E dai, mi sa questo, coraggio. Coraggio. Molly, tu non puoi adesso riscattarmi la ruota adesso quando io mi faccio tutti i belli o ti imperi. Va bene? Eh? Cioè, adesso qui uno arriva, riscatta le ruote. Eh? Mi devi fare rimettere la ruota perché c'era Tiberio. E adesso io te la devo mettere almeno dentro Tiberio. E invece te la giro adesso, dai, via, veniamo per Mollica e andiamo a vedere qualcosa sui. Non so parlare, ciao. La tengo col dito, no. Mollica, vediamo un poco cosa ti regala la cosa. Vabbè, una truffa anche per Mollica. E dove la scrivo? Dove lo scrivo qui? Molli, 1000, 1, 2, 3. E 1000 punti anche per Mollica. La cosa si è incazzata perché c'è stato 2 volte il cambio scena. Va bene. Fatto questo, adesso andiamo a giocare. Scusate, vedo. Nuovo stanco, ragazzi, semplicemente non ho avuto il tempo di riposarmi mentalmente oggi. Avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Mi sono un po' loffio. Andiamo a giocare The Binding of Isaac. È da un po' che non lo porto in live. Sincronizzazione con lo Steam Cloud. Andiamo un pochettino perché ho acceso l'altro computer. Non ci ho pensato che ho Steam anche di là. Quindi, sebbene ce l'ho su Enigmistica e mi fitti fissa in banca. Che cosa orribile! Allora, qui dobbiamo fare cattura finestra teoricamente. Perché. La fissa, mi sta questa. Mi sta questa, ieri ho visto. Stavo guardando Lady Vertien. Che saluto anche se non mi sta seguendo. Che faceva Kirby. È molto ottimista nel dire che dopo domani finirà Kirby quando sta iniziando tutta la parte finale adesso. Voglio proprio vederlo, ok, chiusa parentesi. Grazie Sisa. Grazie Sisa per aver fatto il shoutout da Vertien. Non ho scritto, non scrivevo, però ho guardato quasi tutta la live di Vertien su Kirby. Molto ottimista. Allora, facciamo una cosa. Tanto ditemi com'è l'audio, ragazzi, se è troppo forte me lo dite. È molto ottimista Vertien. Però è più bravo di me a giocarci, quello è sicuro. Non è che ci voglia poi tanto giocare meglio di me. Allora, Daily Run, ragazzi, di Isaac. E la madonna. Non so perché ho tutti giocarci. Chi ci sa giocare più a questo gioco? No. Ah, se bombe di merda che fanno così. Quad shot? No, infest. È buono. La Daily Rune.
Ogni tanto. Allora, nella presa il periodo in cui l'ho fatta, ho fatto quasi 100 giorni di Daily Run tutti i giorni di fila, se non addirittura già 100. Che culo, via. Beh, monete che fanno sempre comodo. C'era una lotta tra me e Luxpar84 e facevamo le daily run chi arrivava a fare i punteggi più alti. No! Vabbè, allora. Allora, basta ragni, va bene, fanno schifo i ragni. Io odio i ragni, ragazzi, con tutto il cuore. Sia in vita reale. Sì, dai, sai. Ok, che. Uccide i nemici! Ma porca puttana! Bene, io già sono morto, ovviamente. Servirebbero dei cuori, grazie. Ne avrei troppi dei cuori, grazie. Per quanto i ranghi ci sono, sì. Allora, questo mi apre. Dai, io fanno schifo i ranghi, ma non a quel punto. Cioè, se fanno schifo. Nel senso, se li vedo li riesco. Cioè, li faccio fuori tranquillamente. Però mi fa proprio schifo. Gesù, quando ha creato i ranghi, non so perché. Vabbè. La copertina dovrebbe pararmi. Oltre a darmi. Oh, avermi curato? Mi para anche da. Il primo danno è l'assenza della boss. Minchia lì. Agalaz. Agalaz. Questa ce la teniamo per una stanza. Tipo questa. Perché l'attivo e il passivo che ho. Aspetta, vi faccio vedere che effettivamente non si vede. Il passivo che ho mi apre le casse. Le casse. Con le chiavi senza usare le chiavi. Okay. Potevo usarlo qua, Galaz. Però. Oddio, è quello incazzato. E basta con i ragni, però. Fate, c'ho 4 e 20 di danno. Non faccio più di danno. Allora. In base, saltano, ma che cazzo salta? Allora mi ha lasciato 70 milioni di ragni però, porca puttana. Ok, aia. Aia. Allora. Non capisco più niente con questi ragni. HPA. Tu fai schifo, sono bello. Vabbè, sì, sai, io lo. Tu qualsiasi cosa dico io, tu vai sempre a bastian contrario. Tu sei capace che io ti dico le donne sono belle e tu devi sa dire no, fanno schifo le donne. Cioè, questo saresti capace di dire tu. Ragna, sì, va bene, sì, sa. No, quelli grossi come. Io mi cago addosso, probabilmente ci muoio lì. Ci muoio lì. Totalmente. Se dovesse spuntarmi un ragno grosso, io muoio. Piuttosto do fuoco alla casa. Tanto questa dove sono io non è mia. No, Sisa, non mettermi cose in bocca che non direi mai. Sono totalmente. Il mio cervello, anche se non sembra, è totalmente aperto a qualsiasi. Cosa. Tranne alla schwa. Tranne alla schwa. Alla lettera della. Quella lettera contraria. Quella solo non sono aperto. Il resto. Va bene tutto. Sono come le paperelle. Ma che cazzo dici? Ma siete drogati di cervello tutti voi quanti. Focati di cervello. Ahia, allora. Spero sia un cuore grigio. Solo. No. Tu cazzo.
Ah, i fuochi rossi. Prima che mi sparino. Va bene, si sa. Va bene, si sa. 7-4-4. Cos'è sto coso? Che tanto non posso prendere. No, non prendo la nuova, faccio. Bravo. Sono d'accordo con te, messo questo. No, Witcherin non è uno scrot. No, non sono palle Witcherin, ok, quello io lo posso dire. Ma confermo comunque solo quello che dice Mr. Quest. Non ha senso perché abbiamo già la nostra lingua è inclusiva. Basta saperlo usare, raga. Basta saperlo usare l'italiano, cioè. Buongiorno a tutti. Maschi, femmine, omosessuali, eterosessuali, pansessuali, pandistelle, eccetera eccetera. Non c'è bisogno di fare salva tutto. Oh, benvenuto. Cioè, vai. Benvenuti tutti. Vai. Non dirò, ci sta, però dai, diciamo, raga. Okay. L'adrenalina, panic uguale power. Basta parlare correttamente italiano. Cosa che io non so fare, però quello è un altro discorso. Una cacchina bellina felice. Anche Mollica, altrimenti poi si sentono discriminate, ma assolutamente. Ci sono le gocciole. Esatto, esatto. Cioè, non è. Perché il problema skill è generico. Perché devi andarla. Perché dobbiamo usare sta lettera contraria? Non ha senso. Per me non ha senso. Porca puttana. Per me. E non lo userò mai io. Ma mi possono pure impiccare, non la uso. Okay. Sono d'accordo che. Porco! Ci sono gravi problemi di inclusività, quello sono d'accordissimo, ma non si risolvono con una lettera al contrario. Anzi, si deve combattere in altri modi e non così, perché secondo me così fai solo peggio. Secondo me, sempre secondo la mia opinione, ma io non sono il signor nessuno. Quindi non. La discriminazione non è una lettera al contrario o dire tutti, eccetera, eccetera. Le discriminazioni purtroppo sono ben alte, purtroppo. Ciao e dai se culo! Tutti incazzati i boss in quanto sembra stata in Delina. Tanto doveva andare parecchio lontano. Chi è? E chi scimanzo? Ma tu sei una lettera al contrario. T'ho scritto sentito Riccardo. No, non sono al contrario ancora. No, stavamo parlando semplicemente. Che è loro! No, quello non devo dirlo io. Hai visto, mister? Questa è un'altra cosa, mister. Questi sono dei punti del botto di. Dice Rob, ossia dei punti canale. Lallero. Ok. Andiamo da Satana. Ciao Ricky Shimaro, andiamo da Satana. Andiamo a vedere che ci offre buon Satana. Ah, vedete che bravo Satana. Danno aumentato. Satana ci aiuta sempre. No, stavo parlando dello schwa, quella è al contrario che dovrebbe essere inclusività, inclusivatizzimi il cazzo, eh? Poi lascio stare che hanno insito petaloso quell'altra cosa lì, quella è una cosa che mi ha triggerato tanto, ma si è visto poi che fine ha fatto, no? Cosa, si ricordate il petaloso? Si usava ovunque. Non si caga, non lo caga più nessuno. Ciao Rikishimaru. Ah, Riccardo. Riccardo? No, dimmi. Sì. Aspetta, ho fatto una cosa che non dovevo fare. Aspettate un minuto, tanto questa è una live italiana, no? Ho dimenticato di mettere il sacchetto della spazzatura. Allora, innanzitutto devi stare calmo, eh.
Potrei andare a mettermi il sacchetto della spazzatura qui, che ho tolto l'indifferenziato, no? Quindi sto buttando il fazzoletto dentro il secchio dove non c'è niente, quindi... Perdonatemi, ragazzi. Sono l'uomo di casa in questa stanza. È la mia stanza, quindi. Cosa cazzo vuoi? Allora, innanzitutto devi stare calmo, l'ostilità la tieni dove cazzo vuoi tu, va bene? Poi punto secondo. Allora, ah, l'indifferenziato. Oh, l'indifferenziato. Aia, porca puttana. Troppe cose, va bene? Poco spazio. Allora, perdonatemi. Ieri hanno presentato un altro ospite dell'Etna Comics, Riccardo. Non è tragedia, però. Sai chi è uno degli altri ospiti dell'Etna Comics? A parte che oggi ci inizia. No? Paolo. Dio mio. Vabbè, sì, no, vabbè. Invece, sia oggi sono iniziate due fiere, che in Sicilia poi le cose si fanno a cazzo, no? Sì, sta tutti i giorni a Lettera Comics a fare non so cosa. Oggi è iniziato il Trapani Comics e la nuova fiera del fumetto a Palermo, che si affianca al Palermo Comics. Tutte e due oggi inizio. A Palermo c'è Gio Giovanni, no? Sabato, mi sembra. E a Trapani Comics Cristina D'Avena. Io non ho parole, guarda. Io mi ammazzo. Io mi ammazzo. Io non so più veramente. Siamo a livelli ormai di... Cioè, li ho tutti... No, no, senza gente. Da sola. C'è Cristina D'Avena a Trapani Comics. E io non posso andare né in uno né in due, perché... Sono lontani e i treni non arrivano. Cioè, a Palermo ci potrei andare, ma Gio Giovanni alle 9:30 della sera. Dovrei dormire in stazione tutta la notte a Palermo. E non arrivo vivo, probabilmente. Non torno a casa vivo. Porca puttana. Odio, ragazzi. Odio assoluto. Trapani è lontana da Cefalù. Dovrei arrivare a Palermo e cambiare. Bastardi, sì. Sì. E a Lettera Comics nessuno dei due, tra l'altro. Guarda. No. No, no, a parte non gliel'ho detto che c'è sta fiera. C'erano queste due fiere. Beh. A parte che la fiera di Palermo è una fiera nuova. Sinceramente non so nemmeno cosa aspettarmi, ok? È la prima edizione di sta piccolissima fiera del quindi sinceramente non voglio nemmeno andare a rischiare di sprecare una giornata con qualcosa che nemmeno si sa come sarà, no? Trapani Comics è lontano, senso, non ha senso purtroppo. Però. Io l'ho detto, gli faccio fare. Al nuovo sindaco gli propongo, facciamo il Cefalù Comics. Così lo facciamo qua. Wish, ma tu se ci puoi andare, vacci. Cioè, nel senso. Io sono in astinenza di fiere, andai pure alla fiera del cacio cavallo di casa Pusterlengo, per dire, no? Quanto ho voglia di andare in una fiera, no? Non è Cefalomics. A me cacio cavallo non piace, porca puttana! Vabbè. Lolly Mentor. Yeah. Bella sta delena. Durerà parecchio, vabbè. Se non ci muoio. Ma che cos'è sta delena? Basta di fare. Ora devo fare una cosa, però. È che in Sea Forever devo girarmi tutte le stanze per.
basta, fatto. Fatto. No, ragni. Dove si venderanno parrucche e ciuffi? Sì, va bene, dai, va bene. Sento che devi ficcare i capelli, dai, eh? Tutti dalla parte larga, però. Ehi, ehi. Gli sputacchiatori. Le persone, gli anziani che sp... No. Allora. Ok. Ci entro, ma non credo di prendere niente, perché ho solo due. Aspetta. Questo è 100% di probabilità del patto che... Adesso lo piglio, però. Quella è la cosa della foglia di Naruto. Vamos. Niente, per me è l'unica occasione di, a parte lo scherzo, tornando al discorso fiera, di vedere Vanni e la Games Week. Cioè, Cartoomix Games Week. Perché lo faranno di pomeriggio, sai, di pomeriggio e... Sì. Cioè, a sto punto vediamo. Vediamo veramente... Siamo stati. Se posso venire a Milano, a milanesare un po'. Ma... Ok. Stavo già bestemmiando. Io vengo a Milano se ci viene Riser, ragazzi. Se viene Riser vi confermo la mia assoluta presenza alla Games Week. Ulala. Nya. Allora. Potrei esserci, potrei essere chiunque, va bene. Sì, effetti per me, sì. No, Riccardo, non mi voglio, ne voglio di più, sono un uomo goloso. Ma... Non mi basti né tu né lieto. Ma... segnati il cazzo. Ah, tra l'altro arrivano due nuove emote, ragazzi, ieri gliel'ho commissionata ad Ale. Appena se ne trovo altri due metto pure tier 2 e tier 3. Però verranno uniformate le ultime due emote, che c'è Yukino e il Wallow, quindi verranno tolte queste. Che merda. Ci vorrei andare alla Games Week ma non dico nulla. Vabbè, tu sei di vicino questo, cioè nel senso da fin fine. Cioè Torino, se non ricordo male. Quindi però male, cioè, sei molto avvantaggiato. Io devo farmi 400 km, cioè. Io devo farmi 15 ore di treno. E minimo dovrei stare una settimana per ammortizzare i costi, cioè. L'ho già fatto, ci sono andato alla Games Week del 2019. Quindi non è la prima volta. Se state vado in Veneto col treno, quindi siamo là. Non è. Il problema è semplicemente i costi. I costi. In aereo mi viene più facile il ritorno, paradossalmente. Non sono vicino, cioè abito a Cefalù, Palermo ce l'ho a 60 km e l'aeroporto è quasi un'altra ora di strada da Palermo, quindi non è comodo. Non è comodo.
Poi sinceramente mi girano di cazzo di la valigia estiva, e oppure devi tenerla per un, devi avere una misura per tenerla. Ora non so con le regole Covid un po' più rallentate se si può rimettere i bagagli, però l'ho fatta al ritorno, ma era a settembre ed ero più leggero. Novembre sai che significa? Andare a Milano a novembre è il gelo assoluto per me, perché sono abituato qua a ben altre temperature. Quindi dovrei venire pure una valigia grande, così che treno. Rischio il treno. E poi no, e non mi combaciano gli orari per le coincidenze. Cioè, dovevi fare treno da Cefalù a Palermo, l'altro treno da Palermo all'aeroporto, e al ritorno devo far combaciare tutto. Non è uguale, non è la stessa, non è proprio facilissimo. Invece qua almeno col treno lo prendo a 5 minuti da casa mia, la stazione c'è a 5 minuti, porca puttana. Speed up. Muore tutto per... va bene. Non ho vincoli, pellicce col bacco, va bene, Riccardo. Ecco i fendinebbia negli occhiali. No, stai fermo, non voglio prendere nulla. Oddio. 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 No, niente. Questo è quello dove... No, vabbè, lasciamo stare. Teniamoci i cuori per qualcosa di secondo me più utile. E io poi col tre... Devo essere sincero, l'ho sempre detto. Io col treno mi trovo bene. Ormai ho i miei orari di partenza. Aspetta. Parto la notte. Arrivo a Roma la notte. Parto la sera. Arrivo a Roma la mattina. Dormo sul treno. Poi devo switchare su un Frecciarossa. Cambiare un Frecciarossa. Quello è che mi aumenta il costo del biglietto, ovviamente, è che con 80 euro arrivo a Roma. Però poi devo prendere un Frecciarossa. E sinceramente, in periodo di Covid, non mi va di viaggiare in mezzo a prendermi le tariffe base. Vado in classe più alte dove ci sono meno posti a sedere, quindi sto più lontano dalle persone. Cioè. Quello mi aumenta il prezzo, nemmeno la casa. Teoricamente la casa potrei avere gente che mi ospita a Milano. Anche se poi se vengono gli altri control, ovviamente la casa la dobbiamo prendere con i controlli. Ma non credo altri control verranno. Ma su Nathan, secondo me. Oh no. Allora. Aia! Aia! Cattiveria! Questo mi piace. Ciao, abbone! Che c'entri tu? Ma che... Allora, Riccardo, tu... Allora, noi dobbiamo... Se tu vieni con la tua dolce metà, non credo che... Non credo che tu e la tua dolce metà venite a dormire da me, cioè dove sto io e Nathan, per dire. No? Riccardo? Vuoi che noi due, vuoi che io e Nathan ci intrufoliamo nella tua intimità? Basta dirlo. Adesso io dormo da solo. Va bene. Ah, voi non... Allora, Riccardo, queste cose devono stare segrete tra di noi, ok? Non stiamo qui a spiattellare le nostre cose sessuali in pubblico. Poi, ok. Queste sono cose che devono restare private. Poi ci vediamo su OnlyFans, vediamo, e poi discutiamo dettagli di chi infilerà cose dove, ok? Scambiati copie. Gusti sono gusti, mister questo, no? Io, eh? No, Riccardo, no.
Ma nessuno butta Riccardo fuori dai controlli. È più facile vado via io dai corpi. No. Cioè, no. È Riccardo, no. Vediamo uscire sto stronzo qua. Se te ne vai ti caccio, va bene il caldo fatto. Tutto si manca sul manga dei controlli. Fatto uno sbaglio a Pia. E Ricky che esce per creare i controlenne. E va bene. I controlenne. Non mi serve. No, 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 no. Piuttosto tipo super. E tanto cosa può andare più schifo di cosa sta andando. Gli occhi hanno fatto veramente schifo come cosa. Boh, proviamo. Come stai, Abba? Scusami se non ti ho accolto come dovevi accoglierti, come dovevi accogliere le belle persone. Eri un po' distratto con Tameriki, c'erano cose sessuali Tameriki Shimasu. Non lavoro quindi bene, ma come, Abba? Cioè, il benzinaio è il lavoro più bello del mondo. L'odore di benzene è qualcosa di meraviglioso. Purifica. Uccide anche il Covid, probabilmente. Il Covid uccide te. Abba. Tir sacco, bene. Ci sta un po'. Non si capisce quanto, non si capisce quanto. Ci invii? Flebo di benzina e via Covid. Ho candeggina. Abba, adesso che lavori per comprarti la tastiera della Razer, così fai gli FPS in più perché c'hai lei. Allora. Guarda, è tranquilla, molto chill questa. Allora. Così. Oggi è stata una bella live, abbiamo parlato di cozzo! Scusami, uccidi. Allora, ma che caspita è? Non ho il. Non ho. Stai facendo danno, ragazzi? Scusa. Dice, andiamo di là. È finito. Sempre bello che siete attenti in queste cagate voi. Sempre bello. Ragazzi. Pipi 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 pipi. Ah, The Hangman. No. Ma vedete che c'è qua. No. Un argomento penetrante e a volte anche duro, va bene. Niente, abbiamo preso quella deriva lì e finita. Ciao a tutti, sono Tiki85. Forse ricorderete di me per delle live in 080 di upload. Perché si parla sempre di cazzo nella mia. Dammene uno. Si sa mai. Sai che forse oggi facciamo solo una daily run? Siamo già a 52 minuti. 24 minuti di partita, per carità. E 10 altri minuti per parlare di Penny.
Monetine. Filippi, Filippo, Filippo. Cara, aspetta. Ma basta! Ma dateli tanti di danni, dai! Che palle! Dovrei avere due coperte, esatto. Tanto che cos... E la sua maglietta fina. Va bene. Oh, range up. Finalmente. No. No. Ho un campus. Allora. Ma puttana di mamma! Vabbè, effettivamente non ho un attivo. Ottimo. Io la farei dopo i boss. Cosa? Uccidine. Cosa? Aspetta, la stanza di dado era la pillola. Rerolla il piano? Rerollava il piano. Ma non mi cambia le cose, vero? Adesso non mi ricordo più, cioè non è che posso ricordarmi le 75 milioni di dinamiche del Binding of Isaac. Cioè non perdo nulla, statistiche, oggetti, attivi, no? Ok, ah, via. Ok. Non me lo ricordo, pure al buio. Devo sempre ricordarmi gli oggetti. Questo è il gioco con la mod. Buono, due oggetti in più. Ti aspi un attimo, vabbè. La uso. Lo voglio. Ehi, una catena. Allora. Questo non è che si porta a mutare in... Allora. No, mono. Ok. Bella, è una bella delirante che sta durando parecchio. Guarda. Ah, ce la fa a distruggere tutto? Yes. Voglio le chiavi. Caspita. Questo lo prendiamo. Stupido. Ma non mi ha dato nulla. Ah, qua pillola. Ah! Ma porca. Poi sto dando stupido per una cosa stupida. Qua. È sparito! Perché... Ma porca, beh, c'ho foto lì. Ricordo che effettivamente c'ho... non lo... Come si chiama l'Holy Mantle? Minchia, non mi viene il nome. Non lo sposo, solo. Andiamo. No, andiamo niente, vero? Devo fare così.
Perché rischiare di prendere danno se puoi fare così? Già. Questo ha fatto un Wakumba. Guarda che pervertiti che riesco. Oh, caspita. 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 Allora, uno è Lacrime Spettrali e l'altro è Duality. Parte Angelici e Satana aperti. Non voglio rischiare per... Non so se rischiare... Sì, Duality sì. Quella l'avrei preso immediatamente. Non so se prendere le lacrime spettrali, però. Tre cuori. Andrei solo con un cuore... No. Lasciamo stare. Non ho voglia di continuare il piano. No, potevo trovare il negozio e magari c'avevo un solo heart. Non so mai pronunciarlo. Minchia, il danno è perfetto. Perfetto, cioè. Comunque un bel danno da 7,74. Oh, le bombe infinite. Quanto grosso! Ah! Guarda, un, due, tre, mi tengo campo. Non credo che quello mi faccia veramente male il primo, vero? Passa a salmone. Sì, se noi dobbiamo parlare del fatto che usi mangi sempre soltanto salmone. Allora, eh? Ah, cavolo. Allora, ma porca miseria! A parte perché sono venuto qua? La stanza era chiusa. Ho fatto caso. Monetina. Quanta gente c'è? Ma sì, ma tutti i giorni. Ma porca puttana. Tutti i giorni. Di carne. Come? Pesce, il famoso pesce di carne, ovviamente. Carne di pesce. Ah, qui c'è sicuramente... Un cazzo. Tanto vedi è impegnato, sì, se non mi risponde. Che sfiga. Doppia chiave. È la secret normale questa. Pom, 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 pom. No, vai tranquillo, sì, sa, vai tranquillo. Te lo dico sul disco tu. Quella è the full. Doppie, dotto Scott. Io non ti rispondo. Sì, vai tranquillo, sì, non mi rispondo. Non mi risponde, Febe. Immunità dalle maledizioni.
È un cuore nero. Para para. Quello cos'è la speed up? Dove? Questa è... c'è mamma adesso qua. E io andrei stavolta, penso che si aprirà... no... Chi è? Mia madre gli ha chiuso la porta. Adesso che si apriranno entrambi, cioè il patto di Satana e il patto angelico, si va dal patto angelico. Molto simpatico, sì. Guarda. L'ho strumato, anche se non si proprio. Ah, tra l'altro, Riccardo! Sempre se c'è. Non, aspetta, non mi ricordo in quale delle due fiere. No, non si può dire, vero, non posso dirlo. Niente, niente, questa. Non si può dominare quella persona. Subito io stavo per dire. No, no, no. Niente, c'è le stare, c'è le stare. Poi sono essere tu nulla. Polaroid. E si va di Angelo. Cazzo è? Che cos'è, ragazzi? Ah, non mi ricordo, ma non so cosa sia nessuno dei due. Non so cosa sia nessuno dei due. Cioè, questo è bello. Per la scienza. Volo! Volo! Volo, 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 bombardo l'angelo, ma no. Sì. Che cosa ho sparato? Ha sparato, no, ho sparato un laser. Sì, guarda! È tagliato malissimo! Cioè, guarda che cazzo di taglio che ha! Sa! Cioè, è un PNG tagliato male. Non serve però l'ho fatto, Witcher Man. Aspetta, ma che cazzo ha fatto? Ma come fa? Ma raga, ma è veramente così o è semplicemente buggato il laser? Ah, minchia, con la lumaca fa sto coso orribile. Due di cuori, The Angry Man. Non mi serve più The Angry Man, effettivamente. Volo. Che non c'è Deremit, ma comunque. Madonna, come si agizza male. Oh. Beh. Dove va? Lo tengo sempre carico. Ho dovuto fare qua. Guarda quanti cuori che ho tra là. Che cattiveria con la cacca che c'era. Perito. Ecco, qui mi serviva a sto punto le lacrime spettrali. Però vabbè. Qui servivano veramente. Madonna. Cosa c'è qua? Un cazzo.
Fai solo le 2.25, no, voglio sempre fare fino alle 3. Facciamo qualche partitella poi così. Mio. Carichiamo. Vabbè. C'è bisogno. Andiamo dal boss. Visto. Ciao Teodor. Aia. Madonna. Ragazzi. Dove sei Teodor? Fortuna 13. Che faccio? Satana o Gesù? Satana o Gesù? Abbiamo un cuore per Satana. Abbiamo un cuore per Satana. Gesù. Come stai, Teodor? Come va? Questo lo pigliamo. Belle casse, c'ho 5, eccetera, eccetera. Andiamo qua. What is che cazzo è questo? Volevo dirlo in inglese e lo lasciamo stare. Che cazzo è? Perché c'è cos'è il confessionale? Wicherini! Tu che sei il Nathan Nemo dei contro dei. Sarò dei miei per un po' di tempo. Vabbè dai, ti vado meglio. Bene, bene. Caesar Italica, ti invoco mentre tu mangi la somma pasta al salmone, dimmi che cosa cazzo è il confessionale nella stanza dello spirito e del tempo? Per la scienza, no, per la scienza non voglio mandare a fanculo una rana. Cos'è? Ma porca puttana, è una merda, eh! Ma è una merda. Ma mi ha tolto dei cuori. Mi ha tolto il cuore. Che ve lo ripeto, eh? Quindi è una macchina sacrificata. L'Immacolata Concezione, prendi. Prendi quello e dopo un po' ti do un familiare. Ah, vabbè, col cazzo. Non mi è mai capitato. No, dammi là. Oddio, i cuori li avevo però. Sono stato stupido. No, mister Quest. No, no, mi disse. Sì, è vero. Vabbè. Ma io ho fatto. Cioè, effettivamente era molto ambigua come cosa. È entrato nel confessionale e ha fatto. Io non parlo, io non dico nulla. De Bandico fa esattamente. Papa Francesco, prenditela con Macmillan. Ok, buona da sapere, la prossima volta se capita. I can see forever. Prendi la collanato. Ha scorreggiato. Non voglio andare, no. Quanta gente che c'è, tutto si assembla a me. Esplodi. Aia. Ciao. Wurp. Wurp. Di nuovo I Can See Forever. Però i due di cuori me lo tengo, però. Di sotto sorpresa, spari getta legge. Oh, finalmente la cosa non sia salmone. No, io ho mangiato. Io adesso finisco qua e metto a lavorare. Devo fare queste cose degli orari e d'aggiornamento delle centraline degli autobus. E mangio il gelato. Mangio un gelatino. Aspetta.
Stelle. Speed up. Speed up. Oh 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 oh. Bellissimo. Bravo Fabio, così. Allora, avendo fortuna no, ce l'ho la granita. Non voglio fare abuso di granita. Non voglio fare abuso di granita. Fermo. Un altro speed up, ormai al massimo. Questo è quello di mamma. No, irrita ragazzi, c'è del limone. C'è la voglia di granita alla manda. Non mi piace a me. I sette cazzi dell'apocalisse. Ehi, cavallesco. C'è del limone se la prende al limone. Sì. Ma siccome la facciamo noi la granita, vista questa. Che è un siculo che va a comprare la granita fuori. Non è un siculo. Ok? Sì, cioè, a meno che non abiti fuori dalla Sicilia. Ci può stare. Cioè, noi i limoni li facciamo noi e ci facciamo la granita con i nostri limoni. Mi ricordo ancora la Polterri, se ne è mangiata in quantità l'anno scorso quando è stato qua. Mio padre, poi vuoi andare? Sì. Abbondi, abbondi, sì, abbondi, abbondi. Fatto che la pagava lui. Andiamo! In cattedrale. Ed ecco una delle soundtrack più belle del Binding of Isaac. Di tutto il gioco. Quella della cattedrale. Oh, dammi questo. Tutte le altre granite a me non piacciono. Granita è il limone, raga. Granita è... La vera granita siciliana è il limone. Allora. Mi ha dato un... Mi ha dato un qualcosa. La moschina mi sa. Al prossimo cuore ci andiamo. Allora. Cioè adesso. Sta buggando tutto. Se si è buggato là in alto, c'ho l'ollimento sopra un cuore. Vabbè. Porca puttana. Quanto è grosso questo? Ma che cazzo di pillola è quella? Ma che cazzo è? Fa tutte cose nuove, so. Non so cosa stai facendo. Ok, c'è un'altra moschina. Tears up.
Che cazzo è? Ma che cazzo? Vabbè, non gioca Isaac da una vita, ma guarda quante cose particolari. Oh, l'ha detto, tra l'altro. Dio, so... Oh. Vabbè. 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 Qui sai che sarebbe bello avere adesso un famiglia. Come cazzo si chiama, raga? Quello che da donargli le monete. Mi viene in mente mai. Però, sei anche stronzo. Health up. Ora non spunto più cuori, No, guarda, c'è la moneta. Vabbè, raga. Raga. Che volete che vi dica? Aspettate un minuto. Potrei continuare ad andare là sopra. Vabbè, basta così, Non facevo più sto giochettino. Sì, ma da un po' che ci gioca Repentance, ma la pillola grossa non mi è mai capitata, Cioè, nel senso... Health up. HP up. Giorno. Vado. Madonna. Mi ha colpito. Però. Ah, che bellezza. Sono pieno di cuori io, vabbè. Lo piglio. Vabbè, ci sono salita addosso praticamente. Quanta, 7 monete. Si è bancato il... il resto lo lascio perché... Che dite? Andiamo già dai? Sì, andiamo dai, sa che dai. Quando spara mi ha colpito, ho perso il coso. Me lo posso permettere di prendere tutto sto danno, Allora, aspetta, tanto non c'ho... Non ho più un passivo, diciamo. Andiamo a fare le altre stanze, magari ci droppano dei cuori e... Trovo qualcosa di interessante e poi andiamo, perché comunque devo fare Ash. Ed ecco, c'è una... Tainted Rock. Madonna, che spazio. Non è Ash, sì, scusa. Devo fare il Blue Baby. Ho visto sto coso grosso, pensavo che era Ash. Che ho detto? Blue Baby è punto interrogativo, tra l'altro, no? Cioè... Madonna. E saliamo su di nuovo. Niente, oggi è stata una live di Daily Run, ragazzi.
Tanto per male su Isaac non ne devo fare, caspita. Ok. Beh, teniamoli, i feromoni sono sempre bene. Ah, guarda che c'è qua. Ok. Siamo pieni di tutte, abbiamo ben 3 cuori. Non abbiamo più i patti, perché ormai ciao. Questa è l'unica cosa che non passa. Via. Probabile. La chest. Rimbalzante, eutanasia. Questo. Non mi interessa. Magari troviamo qualcosa che rerolla. Sì, aumentiamo i cuori. Ah. Un cuore vuoto. Quante? Quante? Tante? No, spero di no. Cioè, ormai è... Cioè, il più complicato l'ho passato, eh. Rinasci come Blue Baby. Va bene. Che schifo. Madonna. Mamma mia. Quanto schermo. Esplosione unica. Domini delle feci. No, cosa succede? Ciao, molto. Quale cattiveria qua. La K. Un po' di caos in questa parte finale della live. I Pikachu malati. Ciao Felix. Come stai Felix? Voglio farle tutte le stanze. Voglio farle tutte. Vabbè. Non mica una pusta. Se arriviamo alle 3 non ne faccio un altro. Beh, signori, accaldato, io sto tranquillo, io sto bene. C'è quel leggero venticello, sono pure chiuso, ho il balcone chiuso. Quindi figuriamo. Ok, adesso possiamo andare. No, anche a me, anche io. Preferisco l'estate all'inverno. Poi probabilmente in casa nuova preferisco l'inverno all'estate, no? Vittoria del run finita.
Yes. 57 minuti e 3 secondi, ragazzi. Mamma mia. Aspetta che metto una musica di vittoria. Ho sbagliato. Vittoria. 419. Non era questo. Sbagliato. Vittoria. Grazie, grazie ragazzi, grazie, grazie. 77.023 il primo. E io però, 419esimo, non male. Non male, qui non ho fatto più degli run da un bel po'. Beh, vabbè, bisogna vedere. Amici, nessuno, perché nessuno l'ha fatta la daily run. Testa di cazzo. Prendete, digli agli Oxpar 84 che si fa la daily run. Diglielo. Va bene, non ha senso iniziando un altro, ok. Cioè, sono già le 14.47, non è il caso di bloccarci un'altra. Potrebbe pure durare un'ora, io ripeto, io devo andare a fare sti lavori su per gli autobus, ecco. Cioè, sono qua al computer, però devo farle. Ripeto, devo stilare degli orari nuovi per una linea nuova urbana estiva. Ne dovevo vedere un pochettino le fermate, gli orari, le varie coincidenze, gli aggiornamenti dei display e tutto quant'altro. Quindi oggi è questo il lavoro che devo fare. Signori belli, chiudiamo un po' prima, però chiudiamo vincitori del fatto che abbiamo fatto una sola partita su Isaac e dura. Streammi quello che stai facendo, ossia. Sì, sa. Ossia, tanto ora crediamo Liesa se non sta chiudendo. Penso stia anche chiudendo. Cosa vuoi dire, Sisa? Tanto mi gratto la... No, sta chiudendo, ok, niente. Titolo epico, cosa c'è nel mio autobus? No, vabbè. Non è che... Cioè, io spero di una cosa... Spero che non accada un qualcosa che possa pensare. Sì, sto... No, sta chiudendo Liesa, lo so. E io spero che non pensi di raidarmi a me perché sto chiudendo, altrimenti è la fine. E non posso andare chiudi. Allora, signori, intanto sto guardando qualcuno da raidare. E a parte i Termos che stanno chiudendo, non ho nessuno. Quindi, no, non ho nessuno. A meno che non raido Sabaku, no, Maiko. Ma non sono mica. Il mio collo non è proporzionale alla raid di Sabaku. E allora, ragazzi, domani alle 13.30 dovrei fare il Crash Bandicoot 4. Lo metto molto in forza, ragazzi. Dipende da tanti fattori. Punto primo, devo controllare se... No, non prendiamo il volo. Devo controllare se... mi funziona la Play. Devo capire se è un problema di cavo della PlayStation, se è un problema del... del coso. Ti fai il favore di scrivere a Lese che Fabio odia lui e il suo raid? No! Sei calmo, non ho nessuno. Aspetta, forse c'è una persona da raidare, raga. Aspetta, fermi tutti, questa è una retata, va bene? Questa è una retata, sì, ho trovato la persona da dove portarvi, va bene, fermi. Quindi domani 13.30 o Crash Bandicoot 4 o vediamo qualcosa. Ciao Liezo. Sei arrivato giusto in chiusura. Vediamo. Vediamo domani. O Crash Bandicoot 4 o qualcos'altro. O Mario Maker o Splatoon che do un po'. Tanto devo fare... Sì, no, sto chiudendo Liezo. Non avevo manco più... Non, sono le 3, quindi sono arrivato. Vedi che il messaggero sarebbe più a te. Nicola, cretino, arriva con un raid che non c'è, va bene. No, ragazzi, sono semplicemente le 3. È sbagliato live, va bene, Nicola. Io stavo per raidare te. Infatti, ho detto, Lesa sta chiudendo, ho detto, spero che non mi raidi, per un semplice motivo, devo chiudere. Quindi domani qua, domani 13.30, o Crash Bandicoot 4, uno degli altri due giochi. Vi porto da Witcher Indie, invece. Ok, quindi vi raido vicini che è appena startato, quindi Fortnite, no, sei calmo, a parte che ho un po' sblocco le missioni, quindi va bene, devo
più tardi ci giocherò perché adesso devo fare un lavoro. Però Fortnite no. Vorrei schedularlo prossima settimana direttamente. Tra l'altro, prossima settimana è la penultima settimana di streaming, ragazzi. Quindi farò un po' di giochi di quelli che ho portato durante quest'anno. Quindi magari vediamo se c'è pure un debuff. Tu Raid Avilese, Lesa Raid Avatar, e noi saremmo finiti in un limbo. In un limbo bloccato in aria. Tipo così. Sì, sei scemo. Sigla finale. Bene, ultima, sì. Raid. Uccidinne. Signori, andiamo da Witch, ok? Che è da un po' che non la raido, anche perché non era mai in live al mio orario. Passate da Uccidinne, salutatela. Io vi aspetto domani alle 13:30 qui su questo canale con dalla PlayStation 4 se funziona, altrimenti faremo altro. E poi domenica, ovviamente, sarò dei controllem a giocare a Fortnite. Tra l'altro, domenica sera i controllem ore 21. Fortnite. Se siamo in tanti, facciamo anche le private. D'accordo? Buon pomeriggio, ragazzi. Statemi bene. Buon giovedì. Non morite di caldo, mi raccomando. E fatevi il bagno solo dopo 3 ore dal pranzo. Ciao, 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 ciao. Non c'è bisogno di... I server di Twitch collassano da soli, sì, sta va bene.